Bella terrestrisima, raga, oggi torniamo con un nuovo video su Fortnite News. Raga, oggi praticamente vi dico solo una cosa, che torneranno i vecchi player. Perché, raga, come avete detto dal titolo, praticamente torneremo nel capitolo 1. Grazie a Kadotorn. Perché, raga, non so se avete visto la mappa, però dove c'è il Kadotorn adesso, praticamente c'è una macchina del tempo con cui torneremo indietro nel tempo. Però, raga, ci vediamo dopo la sigla perché vi spiego meglio dopo. Su Fortnite News. A dopo. Ok, raga, rieccoci. Ho acceso anche la luce perché non si vedeva nulla. E comunque ho messo il video di sottofondo, diciamo, anche della stagione 5, così siamo anche a tema. Raga, praticamente, vabbè, abbiamo solo quella come news. Però volevo lo stesso parlarvene. Poi stavo per dire poi, ma non mi serve dire poi. Scusate. Vabbè. Comunque, vabbè, un attimo che non so perché. Ok, non si vedeva l'immagine. Comunque, come vedete, torneremo. Non vedo l'ora, raga. Non vedo proprio l'ora di novembre, perché a novembre che uscirà. No, questa è dopo, scusate. Comunque, leggiamo tutto. Il ritorno del capitolo 1. Vabbè, il ritorno del capitolo 1. Una fonte affidabile ha affermato un giorno prima di S4 che il capitolo 1 ritorna in S5 a causa della rottura della macchina del tempo e che passeremo attraverso le stagioni capitolo 1 per un mese con costanti cambiamenti di mappa e armi oggi. E oggi vediamo i teaser capitolo 1 SC stagione 5, scusate. E boom. E il resto. Vabbè. Poi, raga, dovremo avere stagione 1, 2, 3, 4, 5. Vabbè. Dalla 1 alla X dovremo avere per ogni settimana per un mese. Questa è, diciamo, che è una parte del mese, diciamo. Non so se mi spiego. Poi, raga, riaggiungeranno i pompa oggi. Diciamo che il pompa del nonno e il tac torneranno come il capitolo 1. Lo stile, diciamo, lo stile del capitolo 1. Vabbè, scusate i giochi di parole. E scusate, raga, ma mi sono dimenticato di dirvi che a fine stagione dovrebbe esserci anche un evento finale, ed è anche finalmente, perché è da parecchie season che non vediamo eventi finali e non vedo l'ora. Sono straippato. Scrivete nei commenti se anche voi siete straippati. Vabbè, vi lascio al video. Ciao.
Un secondo solo. Ok, raga, ho messo anche questa parte, così vedete bene. Vabbè, le notifiche. Comunque, la season finisce il 3 novembre. Forse o lo stesso 3 novembre o il 4 e inizia poi la prossima stagione di un mese. E praticamente dovremo avere ogni settimana una stagione diversa. Non so se mi sono spiegato, però vabbè. Che praticamente facciamo conto. Io preferisco contare dal 5. Comunque, se facciamo conto che il 5 inizia la season e fa tutta questa settimana fino all'11 la season 1. Dal 12 fino al 18 fa la season 2. Dal 19 al 25 season 3 e dal 26 al 2 dovrebbe fare season, no, aspetta, season 4 e se non sbaglio forse fino alla season 5, forse, se non sbaglio, eh. Non ne ho idea. Questo si vedrà poi più avanti. Però intorno a questi giorni dovrà finire la season. Scusate. No, ho sbagliato, scusate. Ok. Raga, vabbè. Abbiamo finito tutte le news che c'erano. E quindi, raga, andiamo su outro. E vabbè, raga, ditemi che ne pensate dell'inizio, diciamo, del reinizio, del ritorno del capitolo 1. E raga, ditemi, vabbè, che ne pensate, se siete in hype, perché io stra hypato del ritorno del capitolo 1. E raga, non c'è che dire, di ritrovarci in un prossimo video. Dammi le stendine e tutto. E raga, adios!